Tutti amici collezionisti e benvenuti nel mio nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad unboxare questa stupenda statua della Beast Kingdom raffigurante uno dei personaggi Marvel più amati al mondo, il nostro Groot in versione baby. Andiamo a vedere la statua. Ok, pochissimi pezzi. Statua in resina, ricordo, 200 di 500 pezzi al mondo. Questa volta Beast Kingdom ha fatto secondo me un gran bel lavoro. Allora, questa è la base con la sua targhetta metallica. Ragazzi, salutate il nostro Baby Groot, bellissimo. Simpatico braccio con la manina che schiaccia la bomba, come ricorderete nel film. Ok. E i due magneti della bomba. Ok, allora qui abbiamo libretto di istruzioni, ma è molto semplice, non vi servirà nemmeno, comunque tanto di cappello ad averlo, e certificato di autenticità. Timbrato da Beast Kingdom in rilievo. Questo è un tocco di classe, a mio parere. Qui vedete 1873 di 3000. In realtà sono i pezzi al mondo questi, quindi ho fatto un errore prima. I 200 di 500 sono i pezzi distribuiti in Europa. Ma i pezzi al mondo sono 1873 di 3000 pezzi al mondo. Quindi questa qua è la numero 1873 al mondo. 200 di 500 pezzi in Europa. Non è molto. Strano. Non è molto. Hanno distribuiti pochi pezzi. Ok. Abbiamo anche il nostro cavetto, che adesso la mia assistente mi recupererà. Grazie assistente. Questo è fornito all'interno. Io lo sto attaccando a una presa che potete comprare tranquillamente in qualsiasi negozio di cellulari o anche al supermercato. Per farvi vedere il bellissimo, non bello, bellissimo effetto speciale di questa statua. Vieni qui Asia, attacca qui, riprendi il nostro piccolo Groot. Vi ricordate nel film che il nostro caro amico Groot fa saltare in aria una bomba? Bene, questa è la bomba, quindi accendiamo la bomba. Vieni qui. C'è il nostro favoloso timer di 5 minutini, tac, che si attiva in questa maniera. E se tu guardi, il timer fa il countdown. Ora, io spero che la bomba non esploda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
E niente, non succede nulla. Un peccato, speravo che ci fosse un qualche effetto sonoro piuttosto che di luce anche magari, no? Un qualcosa che facesse intendere magari che la bomba scoppiava, ma non c'è. Vabbè, pazienza, comunque sempre molto carino l'effetto della bomba che noi adesso andiamo a spegnere. Ok, e adesso andiamo a vedere nel dettaglio la statua, facciamo una piccolissima review. Ed eccoci qui. Facciamo la nostra piccola review. Allora, qualche curiosità, niente, questo piccolo Baby Groot è tratto dal film I Guardiani della Galassia che è uscito nei cinema nel 2017 e la curiosità interessante è che, per quelli che non lo sapessero già, la voce di Groot, non di Baby Groot, ma di Groot, del personaggio di Groot, la voce americana viene data dal nostro grandissimo eroe di Fast and Furious, Vin Diesel, il nostro Toretto, il nostro Vinny Toretto. Quindi, detto questo, che è solo una curiosità, la statua è molto ben realizzata, a mio parere, è in resina, quindi non molto pesante. Ci sono molti dettagli, anche la base comunque è realizzata bene. Il Groot è bellissimo, il Baby Groot è veramente veramente bello. La chicca è, diciamo, l'effetto che dà la bomba, quindi l'accensione con il timer e le lucine sul detonatore, credo, penso sia il detonatore. Quindi, insomma, devo dire che se è veramente fatto bene, anche guarda. Facciamo un close-up sulla faccia, sul viso. È veramente, veramente molto carino e anche simpatico. Ed è veramente, veramente fedele a quello del film. Quindi, insomma, solo due cose che non ho detto prima durante l'unboxing perché me ne sono accorto dopo. Ci sono questo piccolo pezzettino, la fogliolina che si trova dentro la scatola e va sulla testa di Groot nel suo alloggiamento. Così. E poi la griglia che vedete qui, quella sul timer. La griglia sul timer era nascosta e io sono riuscito a trovarla perché c'era scritto fragile. E allora sono andato a vedere e niente, è venuta fuori. Quindi questa va messa qui, quindi fate molta attenzione quando l'unboxerete. Ci sono questi due pezzettini, fogliolina e griglietta, che non sono immediatamente visibili, però li abbiamo trovati. Che dire? Allora, se vi piace questa statua, se non vi piace, fatemelo sapere. E quindi, se vi piacciono i miei video, questo è il quarto che io metto e sono tutti homemade. Diciamo che lo faccio per hobby, eccomi, perché mi piace molto questo genere di tematica pop culture. E quindi chiedetemi magari se posso realizzare un unboxing per una statua che vi piace. Non fate, ditemelo pure, non fatevi problemi e se vi sono piaciuti i video, quindi sottoscrivete il canale e attivate la campanellina, così che vi possono arrivare le notifiche su tutti i nuovi video. Io vi lascio col mio Baby Groot che mi fa saltare in aria la casa, vi ringrazio sempre per tutti i vostri like e le vostre iscrizioni e ci vediamo al prossimo unboxing. Buone statue a tutti!